Adesso parliamo di Beppe Grillo che continua il suo tour nelle piazze e dal blog torna ad attaccare frontalmente Berlusconi. Claudia Mazzola. Campagna elettorale costante per Beppe Grillo. La sera dal palco, oggi l'appuntamento è a Reggio Emilia per la prima tappa al nord, il giorno via blog. E proprio dal blog parte l'ennesimo attacco durissimo contro Silvio Berlusconi, ribattezzato uomo di Neanderthal, con tanto di taroccata. È il passato, scrive Grillo, una vecchia canzone. Forza Italia sta scomparendo, poi l'appello a non votarla e la conclusione. Se proprio volete salvare Berlusconi, meglio appoggiare il suo sosia telecomandato Renzi, scrive. La strategia 5 Stelle è dichiarata presentarsi come l'unica opposizione. Se l'obiettivo è vincere, la caccia al voto è indispensabile. Il clima è teso, lo dimostra il proiettile fatto recapitare ad un candidato sindaco del Movimento. C'è poi la questione del ricorso del Tribunale di Venezia alla Consulta. Ora è a rischio la validità delle elezioni europee, scrive Di Maio su Facebook, che sul tema legge elettorale, più in generale riforme, ribadisce. Renzi sta perdendo tempo perché sa che è immobilizzato, si è impantanato, perché la stessa maggioranza di Letta, di Monti degli ultimi 3 anni si è impantanato e adesso sta rinviando tutto dopo le elezioni europee fingendo di stare cambiando le cose. I grillini si preparano intanto al terzo Restitution Day, l'obiettivo farlo prima delle elezioni. Primo giorno ai servizi sociali per Silvio Berlusconi.